Questa sera story time sulla nostra mascotte praticamente del canale, cioè Sam, che per chi non lo sapesse, ma penso che nessuno, sia che tutti lo sappiano, è la mia gattina che ho da ben 11, quasi 12 anni. Allora, cosa è successo a Sam? Ho deciso di fare questo story time perché appunto nelle storie di Instagram vi ho resi partecipi questo tra virgolette dramma, e tutti volevano sapere cosa fosse successo, siccome le storie di Instagram sono decisamente troppo corte per raccontare una situazione del genere. Allora ho detto vabbè, faccio uno story time, così se avete qualcosa da dirmi o da chiedermi potete farlo semplicemente commentando sotto il video di YouTube. Allora partiamo dall'inizio. Storia, perché ho già fatto questo video però non mi è piaciuto perché era super incasinato, quindi adesso proverò a farlo decisamente meglio. Allora, tutto è iniziato qualche giorno fa. Ho notato che Sam si comportava in modo differente, c'è stata una sera in cui ho preso veramente appunto cose strane, tipo che si nascondeva sotto il letto, che stava spesso isolata, che andava spesso dentro la lettiera, però non si sentivano suoni, cioè nel senso si sente quando fa la pipì o qualcos'altro, e quindi probabilmente faceva solo delle goccette di pipì. E insomma io ero preoccupata, avevo esternato questa mia preoccupazione alle persone che mi circondano, ma mi è stato risposto tipo è sempre paranoie, guarda che è il caldo, sta così perché c'è tanto caldo e sei tu che ti fai un sacco di paranoie. Vabbè, quindi con questa cosa che sono sempre io che mi faccio le paranoie, l'ho lasciata andare, ho detto vabbè dai, vabbè, visto che sono sempre io la stupida, e pazienza, sarà il caldo. Così diciamo che ho lasciato andare la cosa. Passano 2-3 giorni così, e un giorno non riesco a, passo tutta la notte in bianco che non riesco a dormire, perché secondo il mio punto di vista era la lettiera che aveva un odore troppo forte, e sempre per il fatto che io abito attualmente in una microstanza, tengo tutto lì e quindi tengo anche la lettiera del mio gatto, perché quella è la mia stanza e la sua stanza, quindi lì ha il bagno in camera praticamente. Ho detto vabbè, domani vado a prendere la lettiera nuova, la cambio, perché col caldo probabilmente, ho pensato, gli odori si sentono più forti. Infatti ho comprato una lettiera profumata, di solito uso una lettiera normale, e normale, cioè non profumata. Allora la cambio e sento che questo odore persiste, dico ma come, ho pulito tutto, ho messo pure la lettiera profumata e c'è ancora questo forte odore. E poi mi sono accorta che il forte odore l'avevo nel letto, non era nella stanza, perché era Sam, perché dormo con Sam. Sam purtroppo, per colpa mia e per altre cose, pesa, diciamo che io le davo la stessa alimentazione che davo ai gatti che avevo da mia nonna che stavano in campagna, non mettendo in conto che i gatti di campagna stanno in giro e non sono neanche sterilizzati. La mia è sterilizzata, sta tutto il giorno a casa, gioca, però non è come un gatto libero che sai sugli alberi, fa, corre, fa, insomma lei corre, ma quel poco che fare dentro un appartamento. Però io volevo che fosse un gatto viziato, io volevo viziarla, ok, però non l'ho viziata abbastanza bene. Quando mi accorgo che è Sam, la osservo ancora meglio e noto che lei fa fatica a lavarsi bene nelle parti intime, perché ha questa pancia, ha la pancia grossa
allontanarsi sempre di più.
Thank you.
per il giardinaggio che alimenti per
solo
assaggialo almeno. E lei l'ha mangiato. Senza affiatare, lei lo ha mangiato, lo ha ingurgitato. La stessa cosa con il integratore. Siccome è una pastiglia grossa e a me serve metà, anche se la taglio a metà, comunque è troppo grosso, allora faccio metà di metà e gliene do due pezzettini. Anche gli ho detto, e questi sono altri bre. Tieni, mangiali, li ho lanciati come quando le lancio i bre. E lei lo sapeva che non lo erano, ma lei vedi che li mangia lo stesso perché io dico mangiali. Ieri mattina, che è stato sempre meglio, spero. E lei era seduta su una sedia e a lato c'era il suo tiragraffi che è fatto come tipo una piattaforma dove sedersi. Poi c'è una parte tipo un tubo di corda dove lei può tirarsi le unghie e la base sotto appunto per non cadere. Quindi era tipo, sembrava un tavolino, no? E io sono arrivata, messo l'antibiotico lì, prendilo. E lei ha mangiato integratori, mangia questi. E lei l'ha mangiato, poi gli ho messo l'acciottolina dell'acqua, bevi, e adesso bevi. E lei beveva, cioè tipo robot a comando, non so. Cioè ho detto, che brava che sei, che brava, che brava. Invece questo ieri sera non è andato proprio benissimo. La prima sera messo tutto dentro al cibo umido, però ero stato più furbo io, ne ho messo poco di cibo umido, ho schiaffato tutto dentro di medicine, ha mangiato tutto, poi gli ho dato il resto. Invece ieri sera sono stata, devo stare più attenta, gli ho messo tutto il cibo, quindi cosa ha fatto? Lei ha mangiato tutto, è rimasta lì la pastiglia di cortisone, quella bianca, si vede che o non l'ho mischiata bene. Non so cosa sia successo, comunque non voleva più mangiarla dopo perché era sazia, perché questo cibo ne dai meno, ha meno calorie, però ti fa, il negoziante mi ha detto, dà una sensazione di sazietà, perché appunto è diet per la dieta, no? Come le persone, e quindi non voleva più mangiarlo dopo, quindi devo prenderla con la fame, dagliene poco, che deve mangiarsi tutto quello, far finta che sia solo quello. Stata più furba stavolta, invece ho detto boh, proviamo così, sbagliatissimo. Adesso ho affinato la mia tecnica, so come fare ogni cosa al meglio, però insomma che lei riesca a comando dopo che le dici mangiala e lei mangia le pastiglie, è veramente un gatto fantastico, cioè tutti vorrebbero un gatto così. Poi dopo alla fine il cortisone l'ha preso perché ho aspettato fino a mezzanotte, che magari aveva un po' più di fame, e le ho detto, siccome devo darlo alla sera, non è specificato l'orario, l'importante è che l'antibiotico l'ha preso alle 10:30 e siamo a posto. E ho insistito, dai mangialo, 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 se lo mangi poi andiamo a dormire. Alla fine l'ho convinta e l'ha mangiato. Non riusciva perché le si incastrava tipo sulla lingua, si vede che era un po' ruvido, non lo so. Ho notato che ha fatto più fatica citare quello che le altre cose, si vede che ha una consistenza diversa, non lo so, o ha un gusto diverso forse, non lo so, forse sa proprio da medicina, vabbè insomma. E quindi niente, adesso mi sono messa anche a dieta, davvero stavolta non l'ho detto, sì, perché l'altra volta ho detto delle cose ma poi non ho mantenuto un cavolo. Stavolta, siccome mi dispiace mangiare, farò i video assaggi da solo, ovviamente, con la porta chiusa. Mi sono rimaste degli snack. Però, allo stesso tempo, non ho comprato più snack da mangiare così durante la giornata. Perché se lei mi vede mangiare, giustamente li vuole anche lei. E io, a me mi dispiace troppo. Quindi ho optato per non prenderli neanche per me, tanto comunque era una roba in più che non mi fa bene. Mi sento già più magra. Stamattina ho fatto colazione con la bicocca e poi ho comprato, vabbè, gli yogurt, ho trovato degli yogurt in offerta, vabbè. Roberta non vuole sapere queste cose. E quindi ho preso, appunto, non ho comprato snack di nessun tipo.
Se ascolti.